Terza edizione di Erbaluce Day. Ercole Zucchero, direttore di Confagricoltura Torino, un modo per far conoscere i vini del Piemonte, ma i vini soprattutto del torinese. Vini del torinese che rappresentano pochissimo in termini di volumi, perché se stiamo a vedere rappresentano a livello di produzione di uva il 2,5% della produzione piemontese, l'Erbaluce rappresenta lo 0,43% dei vini piemontesi. È una nicchia, una piccolissima nicchia, però un vino di straordinaria qualità. Vendemmia del 2015 arriviamo a circa 1.200.000 bottiglie, un valore della produzione che, se consideriamo l'uva, siamo grosso modo attorno al 1.400.000 euro, arriviamo a oltre i 10 milioni di euro, 10 milioni e mezzo di euro se mettiamo insieme tutte le bottiglie che possono essere vendute e trasformate. Un vino straordinario, si può bere fresco, giovanissimo, come Erbaluce fermo, criomacerato ad esempio, si può bere dopo 36 mesi, 48 mesi come spumante metodo classico, si può bere dopo 5, 10, ma anche 20-30 anni come passito. È il vino della prima capitale d'Italia, il vino di Torino, è un vino che si consuma ancora prevalentemente in Italia, ma che inizia già ad affermarsi all'estero, che può andare bene a tutto pasto, dall'antipasto al dolce con il passito al cioccolato. È un vino straordinario che vale la pena conoscere. Mauro Carosso dell'AIS, una degustazione che ha visto quattro bianchi piemontesi, tutti quanti di altissimo livello. Sì, abbiamo fatto una degustazione in questo giorno che è la presentazione dell'annata dell'Erbaluce con i, diciamo, gli autoctoni piemontesi di livello, che sono l'Arneis, il Timorasso e il Cortese, in questo caso il Gavi, insieme all'Erbaluce che era un po' il padrone di casa e anche il punto di riferimento della giornata. E devo dire che il Piemonte, terra di rossi, anche nei bianchi, soprattutto negli autoctoni, esprime un vero carattere, cioè una forte personalità. Gianluigi Orsolani, presidente del Consorzio Erbaluce, l'ultima annata, il 2015, ha ripreso anche potenzialità rispetto a quelle precedenti, quando c'erano stati un calo dovuto anche alle avverse condizioni atmosferiche. Beh, sicuramente questa è un'annata che è andata bene in termini quantitativi. Abbiamo visto oggi i numeri, siamo ritornati sulle migliori annate come quantità. Direi che però è andata ancora meglio sotto l'aspetto qualitativo. È un'annata che ci dà grandi soddisfazioni già da adesso e che rispecchia assolutamente la tipicità di questo vitigno e che lo fa esprimere al meglio. Ecco.